Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser e benvenuti nel mio canale. Dobbiamo fare il giro, no? Mamma mia, quanto non mi piace. Cazzo, delirio me l'ho fatto con persone di quanto sperassi. Potremmo farlo con Kane. Beh, non so neanche come si fa con Kane, parte con una merda. Ma ci proviamo. Intanto che non faccio una run per il gusto di farla, senza dover. Anche se a detta proprio va fatta comunque con criterio, perché. Ok, può vattene. Così posso sparaflashare da lontano. Mi serve. Questa è una bella stanza. Di solito si autoconclude sta stanza. Si sparano tra di loro, fanno robe. Cose strane. Mi sa che è rimasto solo lui e un po' di ragni residui. E infatti, ok, stanza fastidiosa come sempre nei cellar, dove i ragni la fanno da padrone. Ho capito, fammi sparatelo. Buono. Ok, quindi era dall'altra parte la stanza degli oggetti, mi stai a dire. Ma le bombe proprio no, mi fanno proprio schifo. Lo schifo quello duro. Un colpo. Ok, bella bomba. Bella de zia. Doppio cuore, totalmente inutile perché non c'è niente a cui posso. Beh, sì, no, beh, si prende un sacco di danni. Vabbè. Una Blood Donation Machine, no? Forse la stanza segreta. Oh merda. Oh merda. Serio? No, non lo so io. Chamtier, va bene. C'ho abbastanza chiavi già, grazie. Più che altro dovrò cercare una volta battuto il boss di tornare qua e far saltare quella Tinted. Me lo ricorderò sicuramente. Ad averci lì tutti quei centesimi. 15 centesimi, e qua non ci arrivo mai. Meno che tu non mi dai Pageant Boy, come si chiama? No, ma tranquillo, schiacciami contro il muro, cretino. Ma perché devi venire verso di me? Ma vai verso il tuo capo. Grazie. Ma porco il cazzo. Nell'attimo in cui mi sono rilassato. Va bene, si ricomincia. Sì, magari un basement più tranquillo. Un po' più tranquillo. Oh, ma sì, Curse of the Maze. Ce ne fotte niente, Curse of the Maze. Ci andiamo subito a fare il boss. Subito boss, poi si esplora. Vai. Larry Junior e Larry Senior. Chiaramente il boss è solo Larry Junior, Larry Senior. Fa da companatico.
Infatti Larry Junior se n'è andato, Larry Senior ha seguito subito dopo. Porca troia, tutta vita proprio. Merda. Vabbè. Ho sentito rumore di stanze segrete. Ho sentito il fatto che non ho bombe. Wow. Vorrei riuscire a prenderla senza morire. Grazie. Perché in parte con più uno di fortuna? No, ok. Non è così. Sgravo. Già, giusto. Rubber cement. Almeno rimbalzano un po' le palline qua. Si possa disinnescare in nessun modo il mimic. Non lo trovo molto corretto, devo dire la verità. Conviene? Sì, sarebbe più convenuto anche trovando una bomba, ma ce lo faremo andare bene. Quanta roba che non posso aprire, che rosicate. Cuore rosso? No. Dai, fai che in quella stanza ci siano un sacco di bombe, ti prego. Merda se ti odio. Va bene, scendiamo. Basta. Quel che poteva dare questo piano l'ho effettivamente dato. E non è stato molto, devo dire la verità. Vabbè, è stato comunque molto generoso di chiavi. Ma porco il cazzo. Perdere un cuore intero sta stanza in merda, oltretutto pure inutile. Non ho parole proprio. Devi schivare. Schivare. Hai presente schivare come si fa? Eh? Non stare fermo a prendere il danno in faccia perché non c'hai voglia di premere i bottoni. Ma santo cielo, no. Non ci voleva. Oltretutto non rimbalzo con questi cosi. Almeno si è autorisolta la cosa. Certo, mazza, manco un droppo. Almeno un po' di danno. Ridicolo, ma un po' di danno c'è. Poi ridicolo. Comunque è superiore al mio. Tanto ridicolo ninnè. Niente, proprio incastrarti persino le botti proprio. Vabbè. Che dire che, cioè, prende danno sta stanza è veramente ridicolo. Dov'è che sei finito? Dammi il tuo soldo. Va bene. Volevo andare a prendere la bomba, ho preso un cuore. Ok. Non ci faccio niente. Ciao Pin.
Oh, grazie del patto col diavolo, eh. Bello Curse of the Labyrinth XL. Bomba. Non questo. Che non posso manco. Ah, vabbè. C'ho parole proprio, eh. Non per cazzo. Voglio danno, cazzo. Vabbè, però se schivo mi prende lo stesso. Sono concentrato. Riusciamo a concentrarci, per favore. Troppo distratto, troppi pensieri. Dai, però. Come mi dà un cuore, per favore. Bene. Niente cuori, niente bombe. Solo stronzate. Bombe almeno, dai. Credo bombe. No, elimina dei tick le bombe queste. Non so se aumenta anche una percentuale in qualche modo. Elimina o aumenta i tick le bombe. Adesso che ci penso. Credo elimini. Incredibile una bomba. Ragazzi, attenzione, cambia tutto. Un cuore. Cazzo me ne faccio di un cuore, tanto ormai. Stiamo prendo però a fine livello, a questo punto. Fine livello. Ma cosa cazzo doni? Vediamo che lo prendo adesso. Poi arrivo a vivo a fine livello. Chissà dove cazzo hanno messo l'item, non l'ho vista perché c'è un cazzo di oggetti, credo. Noi sappiamo che esiste. Non ho parole, persino il calcolo del. Persino il calcolo delle lacrime non mi riesce. Dammi un cuore. Oh, non è bella sta cosa. Ah, però c'è una bomba. No, fermi, fermi, fermi. Ho una bomba. Ok, mi sento un po' più tranquillo. Manca sempre la stanza degli oggetti, però.
Chissà dove l'hanno messa, se l'hanno messa. Sta a venire dubbio. È un city streg senza stanze e gli oggetti? Oh, pensa. Ok, manchi solo tu. Un'altra bomba. Attenzione, la partita si fa molto interessante. Scatta sulla fascia. Non vedo. Ah già, che XL oltretutto. Mamma mia, cambia tutto. Credo mi sia andato benissimo. Non vorrei dire. Ok, quello mi serve. Massimo, che ci frega. In teoria qui. Cazzo, non c'ho più bombe. Vediamo se per caso qua. Bombe. Perfetto. Però non ci sono bombe. Però le monete sono gratis e posso prendere un oggetto. Quindi andrò a prendere un oggetto. 4,20 o 5 mi serve più range. Così. È male. Occhio perché non è male. Sembra male, ma non è male. C'ho i doppi chub. Sì, vabbè, possiamo andare da boss finalmente, credo. Dai, boss, sì, scusa. Un danno c'è. Che fa schifo al cazzo il... Un danno c'è. Questo dà anche range, giusto? Sì. E lo prenderò anche perché a questo punto più oggetti ci abbiamo, più facile che una delle combinazioni sia decente. Adesso cominciamo ad avere un po' di oggetti. Non tantissimi, ma... Cazzo, c'ho anche l'occhio quello che si spara raddoppia. Bombe, perché certo adesso che ho bombe, trovo solo bombe. Mi sembra corretto come cosa. Almeno non lo posso trovare in uno shop. E lo shop è anche scontato. Va benissimo.
Oh, adesso vogliamo. Abbiamo 2020. Not bad. Sembra. Magari mi sbaglio. Abbiamo anche Spoon Bender. Ci abbiamo però la fregatura che... rompiamo. Che rompiamo i massi. Vai a fare in Mona. Ma vai in Mona. Mona che vuol dire coglione, pirla? Del genere. Ho capito, ma c'ho due cacchio d'orbitali, no? Cioè, avete pazienza. Ah, c'ho pure... non me ne accorto. Monster Manual. Preferirei altro. Tipo la possibilità infinita di vivere grazie al D100. Io lo farei. Vado dal boss e poi torno indietro. Dove stanno? Beh, chissà chi era. Dammi un oggetto della Madonna. Non che ci potessi fare altro, eh. Perfetto. Ok, si può scendere a questo punto, credo. Credo che potremmo mai essere migliori di come lo siamo in questo istante. Cioè sì, potenziandoci, però rirollare solo per... che palle, ancora Curse of the Lost. Cioè sì, prima me la sono autoinflitta, però... insomma. Questo è interessante, The Tower, ok. Lo concedo. Sì, vabbè, stai calmo però. È già giusto che ho preso Broken Stopwatch. Ma tu da dove cazzo esci? Quando ho preso quello lì? Più 14. Che abbiamo 200 Curse of the sta minchia. Il danno non è furbo. Ok, non mi stai dando niente. No. Ok, può essere.
Adesso se riuscissi anche a far scudare colpi. Allora. Va bene. Va bene. Beh sì, la preferisco in realtà. Allora, andiamo verso su. Comunque. Però cercando, visto che vogliamo, Curse of the Blind, quindi si prende al massimo solo quello del boss. Questo lo prendo volentieri, anche perché mi sto per trasformare in papà, gamba lunga. Ok, sappiamo che c'è un cuore da prendere. Potrebbe essere la corretta via. Ma cosa cazzo faccio? Va bene. Si riesce, c'è giù. Scusa, scusa. Sì, però dai, io. Ma veramente no. Visto Tintel, se riuscissi tipo a unarlo. Tu tanto lo so che mi davi e non mi interessa. Che mi dava il cavallo bianco. Perché da fighissimo, però volo. Non ne ho proprio bisognissimo. Serve e andiamo di qua. Basta bombe. Tutto tuo. Ok. Ricordiamoci che lì nel caso c'è un cuore. Non posso cadere, volo. So che ti dà fastidio questa cosa. Questo tier up è fantastico. C'ho ancora la possibilità di prenderne un altro prima di arrivare al cap. Benissimo, hai fatto bene a darmelo. Dove l'avete ficcato al boss? Oh, sicuramente di qua. Oh, mi sa che c'è la stanza. Totalmente a caso. Boss. Non ancora. Ma deve essere da ste parti, eh.
queste parti il boss. E la sto perdendo tempo. Vabbè. Facciamo la sua stanza. Vediamocela dalle palle in fretta. Eh no, non è qua. Cazzo. Vedi che è di qua. Ok, è qua. Bello rallentato. No. Ok. Da Delirium come facciamo? Boh. Non so veramente. Questo funziona molto bene, per esempio. Però vediamo prima che c'è qua. Oh, parassitoide, sì. Qua posso fare così. Molto semplicemente. Sì, sì. Parassitoide, sì. Questo è scatolla. Sarebbe meglio... No, è infested questo. No, è spider baby. Certo, niente proprio. Qui la bomba che esplode, mi sa di sì. Ok. Beh, i cuori mi conviene prenderli. Anzi, forever è un po' inutile, the devil è molto meglio. Va bene. Abbiamo un tentativo decente. Ah, è rallentato? Ho rallentato fisso? O so io l'ho rallentato? No, so io che l'ho rallentato. O no? Ma mi sa che è rallentato fisso. Anche tu sei rallentato? Sì? No. Allora l'ho rallentato io. Sì, sì, l'ho rallentato io. No, per carità, danno gli si fa, eh. Peccato non aver nessuna chance di diventare gappi in realtà. Secondo me 5 in più fa la differenza. Dai. Sì, si può fare, una bella posizione questa.
Dai che sei morto. Eh sì, è effettivamente morto. Delirium, ci dobbiamo provare. Ho Curse of the Maze qua dentro. È la follia, tipo. Tutto tuo. Cazzo. Non ho visto. Sono andato totalmente a caso. Questo conta come HP. Un boss, vediamo chi è. Possibilità di uscire dalla stanza non ne abbiamo, liscio. Almeno sono tutti giù, dai. Andiamo giù. Amen. Che siamo tutti qua. Masco of Infamy con 3 di fortuna, un po' poco. Provato. Bookworm. Ah, con tutta pantomima. Bene. Bombe, bombe rapide. Bombe rapide rilascio. Potrebbe essere o in questa di fianco. Questa di fianco, se riuscissimo ad andarci. È piuttosto velocizzato, sì. Scolex? Ah no. Ok, no, questi non mi preoccupano. Ciao Delirium, te cercavo. Potrebbe essere un tentativo interessante. Cazzo esci. Merda. Vabbè. Non lo vedo. Sì, non lo vedo, ma lo colpisco lo stesso perché c'ho Spoonbender. C'è da dire.
Adesso stai a esagerare, vagamente, Ma il concetto è più il colpo è grosso, più è facile pararlo. Mettiamolo così. Cosa? Ma che cazzo? Ok, senza neanche usarlo. First try, oltretutto. Vediamo che siamo diventati. Oh mio Dio. Cos'è sta roba fantastica? No, aspettate, devo fare una stanza con sta roba. Devo capire quanto è OP sta cosa. Non è proprio oppissimo, però. Però non fa manco schifo, mettiamola così. La figata è che lo tieni premuto. Oltretutto c'è pure lo stordimento sto roba. Ma non è qua. Sono deficiente. Vabbè, se non mi interessa. No, è fighissimo. Ragazzi, è fighissimo. Oltretutto puoi stare a una tale distanza di sicurezza. È vero che c'hai zero danno, ma spari a uno. Non so se avete capito uno. Quanta roba ho droppato. Oh merda, questo non è buono. Lui si è spento. Ah ok, i colpi sono magnetici oltretutto. Bookworm. No. Anche questa schifo. Ah, c'ho pure Infested. Questa era interessante. Questa più che l'altra. Peccato quei colpi magnetici. Affrontiamo un attimo sto boss. Ecco no, questo è terribile per esempio. Ma seriamente terribile.
Però la metti i denti. La mette denti. La metto oltretutto fanno boh, tipo 5 volte il proprio danno. Insomma, che cazzo è quella roba? Che è sta roba? Cosa sei tu? Da che modpack sei uscito? Oh, vabbè. Basta, basta, basta giochini. Basta giochini. Giusto per farci due risate. Abbiamo sbloccato The Silver Door, che non mi ricordo che cosa fa. Dollaro d'argento. E non me lo ricordo. Lo sapevo fino a tipo ieri, ma adesso non mi viene in mente. No. Vabbè ragazzi, questo è quanto. Spero di aver registrato. Sì, ho registrato. Ci si sente nella prossima puntata. Ciao a tutti.